guardiamo la stanza di Robin Bass. La possiamo aprire da qua, Simon, vai. Benissimo. Ci rimangono quindi due stanze. Sempre le luci straspente proprio. Queste proprio buie le stanze. Ok. Un fiorellino. Vabbè. Ah, non è un fiorellino. Sta dentro a qualcosa che si rompe. Bene. Allora, questo è un disegno. Magari sarà del figlio. Boh, non si sa. Questo. Tutti dobbiamo morire. Comunque, io ci sto. Ho fede in Sarang e nella continuità. Bene. Importante crederci, come si dice. Allora, foto di un gatto. Questa piacerebbe a Leopardo su 91. Bene. Cavalli. Sembrerebbe un paese. Questa è la ruota di Londra. Sono sicura. Questa è un'altra foto. Boh, forse Ark. Sembrerebbe uno squarcio di Ark. Ah, questo è da leggere? No, da aprire. Ma si legge? Anche no? No. Qui c'è qualcosa, vedo. Ma ci posso aprire? Mi posso avvicinare un po' di più? Simon, non ci riesci a avvicinarti? Ah, era una foto, niente. Quella sta prendendo il sole, boh. Ok. Qui cosa abbiamo? Un'altra foto. Sicuramente del tizio che occupava questa stanza e che vedo che è finito molto molto male. Mamma mia. Questa è ancora foto di Ark? Si possono prendere? No. Sì. Sì, sì, sì. Questo è Ark. E che poi c'è pure scritto. Vabbè. Sì, sempre Ark, ok. Vediamo nell'armadietto. Nada, quest'altro. Forse se chiudi questo, Lara, questo si apre. No, non si apre, vabbè. Niente, qui non c'è nulla che ci possa essere utile, a quanto pare. Quindi credo che ce ne possiamo andare a questo punto, Simon. Ah, beh, ma non ho aperto i cassetti. Aspetta, bada, bada. Questo, niente, un oggetto privato, personale. La spazzola. A questo gli piace il verde, cioè... Gli piace proprio il colore verde. Scansiamo sta sedia perché ci potrebbe essere qualcosa invece che ci serve a noi, vero? Quindi apriamo di tutto e di più, niente. No. No, non c'è niente, ce ne possiamo andare, Simon. E io direi di aprire quest'ultima porta di Martin Fisher. Accendiamo la luce che non funziona, non possiamo accendere la luce. Qui è successo di tutto, proprio una catastrofe. Madonna. Non penso che qui ci sia nulla. È proprio vuota sta stanza. Vediamo un po' dentro la scrivania. Tante le volte. Nada. Nada. E nada. Allora da sta parte niente. Questi altri tre cassetti niente. Ma questo la usava sta stanza? Fammi capire. Mi sa di no. Vabbè, ce ne possiamo andare, Simon. Questa stanza, siccome mi inquieta, io la chiuderei pure. Sai com'è. Allora, qui sento altre urla di quelle tipo il mostro di sotto. E infatti, eccolo là. E ho paura che dobbiamo andare da sta parte proprio noi, eh. La cosa non mi piace per niente, non so come mai. Vabbè. Allora, quindi, il corridoio dei... Caridaglie. L'ho vista queste foto? Bella. Bella pure questa, bella. Questa è da legge? No. Vabbè, settore dipendenti, qui abbiamo fatto tutto, penso che possiamo andare verso le scale. A scendere non si scende, perfetto, manco ci avevo intenzione di scendere. Ah, ma manca a salire se sale, eh. No. No, no, non si sale. E quindi? Da che parte si va? Questo è un condotto.
Eh no, queste non si possono aprire, quindi... Vabbè, torno indietro, torno indietro. Torno indietro e prendiamo un altro corridoio. A sto punto, no? No, no, de qua, Lara, no, de qua, ecco. Allora... Quella porta si apre perché c'è il... la maniglia. Proviamo. Sicuramente andrò in bocca a quel... a quel coso. Allora. Attenzione Simon, eh? Che qui la vedo brutta, eh? Molto brutta, la vedo. Ah no, non è un corridoio questo. Oh oh oh, bada bada, che non è un corridoio questo, Simon. Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Ah, ecco. C'è una luce, sì, c'è, ecco. Accendiamola, va. Quindi questo è il laboratorio di Cat, bene. Facciamoci un po'. Vediamo un po'. Allora, registro scansioni. Vabbè, tutti i nomi di quelli che hanno fatto la scansione. Progetto Ark sospeso durante le indagini di Stormen sulla morte di Sarang. Ok, va bene. Niente di che. Ultimamente un altro decesso e chiude tutto. Progetto Ark sospeso a tempo indeterminato. Bene, insomma, si sono suicidati tutti, ovvio. Scansione in programma. Va bene, i nomi di quelli che hanno fatto la scansione. Cioè che dovevano fare la scansione. Poi non so se l'hanno fatta. Questo che è? Qualcosa che si apre? Sì. E questo? Andrà da qualche parte? Qui? Vediamo. Oh, la peppa. Allora, slot 1, chip. Ok. Caricamento dati ambientali. Bene, bene. Allora, proiettore di scansione attivo. Inserire un chip contenente dati di scansione. Perché quello che ho messo non ti piace, dai. No. Allora, suppongo qua andrà qualcosa. Vediamo un po'. Questo è da legge? No? No? Questo? È solo da lanciare. Bene. Vabbè, dobbiamo trovare un altro coso, allora. Un altro chip. Ora, proviamo un attimo. Ah, questi li ho aperti? No. No. E adesso vado in quell'altra stanza, vediamo, eh. Disegni. This is where I would store the arc scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Bene, questi sono tutti chip. Però non penso che questo vada bene, no? Ah no, è rotto, l'ha detto anche Simon, giusto Simon, è rotto. Ma mi sembrava pure a me è rotto, eh. Basta. No, quindi dobbiamo trovare un chip sano qui. Quanti ce ne saranno? No, voglio dire, non è che possiamo stare qui le ore, vero? No. No. Ce ne stanno altri? Ma se gira sto coso? No. Ah, sì, si gira. Giriamo. Allora devo controllare anche questo. Aspetta. Ah, qua forse ce n'è uno sano, eh? Questo? Sì, vai. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Speriamo di essere fortunati, Cat. Un po' di fortuna non è che ci guasterebbe, eh. Allora, chip 2, ok. Caricamento di scansione, dai, dai. Dimmi che vabbè. Un cifrario. Allora, intervallo. Soggetto sarà... ha detto che avrebbe aiutato a portare a termine Ark. Che dove fa? Upload? Quindi questo è tutto quello che sta nel chip. Ah, della sicurezza. Vabbè, scusa, non avevo capito. Allora. Suicida a causa delle continuità. E su tutte le furie ha dato un giro di vite alla sorveglianza. Progetto Ark sospeso. Poi c'è parte della sorveglianza. No, sicurezza abbiamo detto. Mannaggia. Gente da sicurezza. Sì, ho capito. Allora, aspetta.
Provo. Così random. No, I don't think so. Stromeyer recruited people from the evacuated sites. They should also know the cipher, if you can find one of them. Ok, allora. Nasce il decesso. Straschi è stato allegro e divertente come al solito. Ma io provo tutti, ma non ho capito. Ok, try actually reading the info and then pick one. Sì, hai ragione anche tu. Sicurezza. Mi ha aiutato a ridurre le dispersioni elettromagnetiche del casco. Se non altro dovrebbe ridurre il fastidio dei postumi da scansione. Un po' là. No, questa. Ci siamo davvero simili. In un'altra vita saremmo state grandi amiche. Ma questa non è della sicurezza, però, no? Un altro suicidio per la continuità. Cazzo, sono mia di nuovo tagliata fuori dal laboratorio. Robin Bass. Beh, ma dov'è che sta scritto se sono della sicurezza? Profugo di Delta, mandriano dei costruttori. Ora lavora per Stromeyer. Questo l'avevamo fatto? Boh, proviamo. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. Cacchio. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Sì. Ma questo computer? Eh beh, ovvio. Ah no, aspetta, aspetta. C'è pure questo. No. Questo sta sempre dove. Questo, allora questo, dai. Allora, ambiente nessuno. Spiaggia, stazione sciistica. Spiaggia. Esegui. That wasn't so bad. Stromeyer really got me worked up, bastard. What? How did I get here? Don't be afraid, Mr. Wan. Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Insomma, sta sulla sedia però, I really need your help. I need the new security cipher. Dr. Chen? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. Mi pare che è un bel posto. This isn't real! I have to get out of here! Limiti di stress e ma vabbè, ma questo proprio. I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Eh sì, proviamo con la stazione sciistica in un ambiente più... Proviamo, eh. Magari gli piace sciare questo. That wasn't so bad. Stromeyer really got me worked up, bastard. What? What is this? In montagna. Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chun? What the hell is this place? E dai, stai calmo. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? Che pizza questo. I'm trying to save a lot of people. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun, or I'll punch your teeth in. Vabbè, ma questo è proprio deficiente. Cioè, fatemelo di... Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Vabbè, proviamo nessun ambiente. È l'ultimo, perché voglio dire, no? Se stesse un po' calmo questo, però... Sta a far cavolo a me. That wasn't so bad. Ancora. Stromeyer really got me worked up, bastard. Dice sto codice. What happened? Cioè serve il codice. Don't be afraid. Chun? What happened? I can't see anything. Che pizza. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Well, why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you. Vabbè, ma questo è proprio un deficiente. Gli metti l'ambiente. As soon as he starts to doubt, we've lost him.
You're right, we need to think this through. We need some more data. Ma più dati di che tipo? Quindi, basta? Che devo fare? Non ho capito. Ricominciamo con la spiaggia. No, questo è un niente. Non so che fare. Che devo fare? Devo fargli un'altra scansione? C'è qualche altro chip qui che possiamo usare? Magari lo cambio, no? Ci sarà qualche altro ambiente che gli piace di più. No, qui non c'è un cacchio. Vediamo un po'. Giriamo questa. Ancora. Suppongo che io debba cercare un altro chip, no? Se ho capito bene. Ma qui non c'è un cacchio. Qui. Non mi pare qua, mi sa che le ho tolte tutte. Va bene. E dai, ma veramente? Come se fammo? Vabbè, aspetta, ci stanno sta altre due, Lara. Calma, calma, dai Simon, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ci deve essere un altro chip qua, che possiamo usare, vediamo. Ci deve essere per forza. È l'unica. No, qua non c'è. Dimmi che sta qua, per favore. Guardate che tocca fare. Mannaggia la miseria. Ma no, non c'è un cacchio di chip qua. E allora? Ah, andiamo bene. Allora, proviamo un po' di qua, va. Allora, qui c'è la poltrona che... Sì. You don't remember? My scan was the first. Had to test the scanner before I could start making promises. Allora, qui possiamo ascoltare. Allora, innanzitutto accendiamo la luce così vediamo tutti meglio. Vai. Qui c'è qualcosa da ascoltare, ascoltiamo. Strusky, come in. I need help in the lab, the scan room. What happened? Conrad killed himself after the scan. Bene. Jesus, how? Maser tool. What should I do? I'm gonna need to tell Strohmeyer. No, please. I'm so close. Strohmeyer's gonna shut down the ARC project. It's not my fault people keep killing themselves. Catherine, what are you gonna do? It's not like you can sneak a 300-pound body out of the lab. I know. Catherine, are you okay? Not even close. Ma questo non l'abbiamo già sentito? Vabbè, allora, qui che dice? Locale, scansioni, read, Conrad, vasca di immersione. Ah, ma se faccio così? Ah, ecco, ecco, aspetta. Niente, niente. Trasferimento, vasca di immersione. Trasferimento in rete. Copia su nessuno. No. Copia su nessuno, che vuol dire? Nessun dispositivo esterno rilevato. Ah, quindi serve qualcosa su cui copiare queste cose. Versailles. vabbè. Andrei di qua. Giusto, sì. Oh, vediamo un po', c'è un altro computer. Check the terminal, I just want to make sure. Sì. Allora. Che devo fare? Allora, la composizione nanami, tipo neuronale compresso, tempo continuo, effettuato il 12 marzo 2014. Nanami, sesso femmina, nascita 97, decesso 2021, nazionalità giapponese. Boh, vabbè. Ah, Mushi. Ma chi è sto? No. Munchie. David Munchie. How did this? What is this? 2078.
Ma Madonna, si fa sempre più ingarbugliata sta storia. Kath, what is this? Why do you have a file of me? You are one of Dr. Munchie's templates. A legacy scan. Ah, aspetta, perché ci sono anche le registrazioni. Allora, Berg. No, Munchie, c'è la registrazione? No, di Jarrett sì, però io ascolterei la registrazione senza ombra di dubbio. Registrazione audio. Post scansione 2 maggio 2015, vediamo. Ok, that's it. Wow, that was fun. That's a relief. Still figuring this out, so. This freaky, so many lights. What do we do now? Paul and I are gonna run tests for a week or so, and then we'll work out a roadmap to your recovery. Well, I feel excited. Can't wait to get back to the living. Ok, questa era dopo la scansione. 20 maggio 2015. Everything is legal. Vouched for by Dr. Peak and Professor Wei. Oh, that's great news. No big change in medication. You'll be taking an aspirin every morning, but that's about it. Paul worked out a diet with some variations you should try out. You can continue doing physical therapy. Also, there's some extra cardio training every other day. Okay, getting complicated. Don't worry, it's really not. We're gonna keep an eye on you every week, so we'll be able to adjust the plan if needed. Ok, ultima registrazione, 1 giugno 2015. The model was sound. It should have worked. It's not your fault, David. I really wish things had turned out differently. Yeah, me too. I was supposed to save you. Hey, you got my brain on file. Maybe you can put it to some use. Yeah, who knows? You'd be okay with that? Using it for my research? Sure. It's like a part of me lives on or something. Like a donated organ. You know what sucks about dying? What? The crash. Everything up till now. The brain damage. You guys, everything. It's made my life so much more real. I started thinking about all the things I was going to do. I'd never been more excited to be alive. All that hope. Wasted. Povero Simon. Vabbè, quindi niente qui. Rimane così. What's a legacy scan? They're historic templates for AI construction. Any self-respecting engineer wouldn't use legacies anymore, but they're great for learning. They come with every development kit. So, my brain scan turned into a template for artificial intelligence. You should be proud. So much for that mystery. No magic or time travel needed. I was here all along. Waiting for someone to shove a picture of my brain into a suit and hit the power button. Lo so, Simon. Stai gradualmente scoprendo la verità, praticamente, no? Oh, però a noi ci serve. Questa è la poltrona, non si può fare niente. Ci serve un chip da mettere qui. No, qui dov'era? Di qua. Cioè, dobbiamo cambiare questo praticamente, no? È successo qualcosa qui? No? Vabbè, adesso cerchiamo di capire che cosa dobbiamo fare adesso, Simon. Forse dobbiamo andare, dobbiamo esplorare ancora. E ho paura che dobbiamo arrivare proprio da quel brutto ceffo che abbiamo visto prima. Perché qui non ci sono altre porte. Quindi io direi di farci coraggio. Allora, lì si torna indietro. Forse da qui. No, così torniamo praticamente proprio indietro. Lì siamo andati.
Ho capito, ma come facciamo? Io posso pure riprovare con le solite cose, ma non credo che funzioni. Riproviamo, vuoi riprovare? Riproviamo, ma non penso che andrà a buon fine la cosa, vero? Me lo sento proprio. Anche perché non ci stanno altri chip da metterci, cioè, ma che chip ci metto qui? Riproviamo. Proviamo con la spiaggia di nuovo. Tanto questo riesce fuori di testa, sicuro. How did I get here? Mr. Wan, I need your help. Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Just be calm. Take a deep breath and enjoy the scenery for a moment. Dr. Chen? I hear your voice, but there's no one here. Ecco. There's no one here. It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here. Niente. Uscito fuori di testa. This setup won't work. We need something else. Ho capito, abbiamo solo queste, eh? Appunto te dico, devo andare in giro a cercare qualche altra, cioè dobbiamo sostituire sto chip qua, è l'unica, eh? Qui non c'è altro, quindi io direi di andare a vedere che... di cercare qualche altra cosa.